Ciao a tutti ragazzi, come state? Allora, eh, 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 dunque, sto registrando questa intro dopo aver già registrato l'intero video, quindi eh, l'ho fatto scelentemente perché sono furbissima, perché volevo darvi un paio di note tecniche, ma siccome fino all'ultimo non sapevo come avrei registrato questo video, neanche se ci sarei riuscita. Ho preferito farlo dopo. Allora, intanto grazie per essere qui e un enorme grazie ancora a tutti coloro che mi hanno aiutato a realizzare questo video, quindi coloro che su Instagram e anche qua su YouTube eh, mi hanno scritto la combinazione di numeretti che serviva per estrarre dei libri da questi meandri di librerie che ci sono in questa casa. Eh, il gioco appunto consisteva in questo, cioè voi mi avete segnalato queste, questi numeretti. Eh, con i quali io nel video andrò a scegliere dei libri e dipendentemente dal fatto che io li abbia letti o meno o ve ne parlerò bre seppur brevemente però vi racconterò un po' qualche cosa di legato a quel libro oppure finiranno dritti dritti nella mia TBR che originariamente avrebbe voluto eh, essere da estinguere entro la fine dell'anno più in due mesi. In realtà ne abbiamo beccati un pochino di libri da leggere, alcuni anche un po' corposi, quindi non ce la farò. Mai, ma mai proprio nella vita, ve lo dico prima, spoiler. Eh, però ecco, saranno i prossimi libri che leggerò, insomma, l'obiettivo è quello di finirli il prima possibile. Eh, che dirvi d'altro? Alla fine ho fatto di nuovo un po' di, come dire, di disclaimer, nonostante fosse in fondo il video, quindi non vi voglio ammorbare eccessivamente. Eh, vi racconto che ho, ho tantissime librerie sparse, per cui la parete che c'è qua non è l'unica. Allora cosa ho fatto? le ho divise in blocchi, quindi ho fatto il primo blocco, l'unica libreria che si trova in salotto che sono solo tre scaffali e in pochi mi avete selezionato quel blocco, quindi insomma ce la siamo cavata bene. Dopodiché il secondo blocco era mh, com come dire, comprende tutte le librerie sparse, quindi una che c'è lì, una che ce l'ha, insomma, chi ha visto il bookshelf tour, il bookshelf tour più o meno ha un'idea di quello che io sto farneticando. E quindi sono tutte quelle un po' senza né capo né coda, no? piazzate in mezzo alla stanza, cose così. E due, appunto, sono il secondo blocco e due sono il terzo blocco. L'ultimo blocco sarà questo qua, la parete che normalmente vedete eh, di sfondo ai miei video. Chi lo sa se mi sono spiegata? Boh, non importa, in realtà. Spero che si capisca meglio eh, una volta che guarderete il video, mi dispiace se sono stata un po' ripetitiva, ma sono eh, leggermente sconnessa come al solito, quindi vi ringrazio sempre per la pazienza. E eh, l'ultima cosa che vi volevo dire: ah sì, eh, probabilmente ci saranno un bel po' di tagli, perché alla fine io cercavo sempre di riempire i vuoti, ma siccome con l'inquadratura non, non era fattibile riuscire a prendere tutto il blocco di librerie, insomma, dopo vedrete meglio. Uh, ogni tanto sparivo sia per andare a chinarmi e andare a conteggiare il libro giusto, sia poi per tirarlo fuori. Per cui, ecco, scusate per tutti i tagli, ma ci sono per questo motivo qua. Insomma, mi sono arrangiata al meglio possibile. Dovrei cercare di prendermi almeno il supportino, avete presente, tipo quello per fare i selfie o ecco, se un piccolo tre piedi, non lo so, de devo imparare. Eh. In qualche modo, se avete pazienza, ce la farò. Dai, io taglio perché veramente ho parlato tantissimo, vi ringrazio ancora per la partecipazione, ma anche per il fatto di essere qui a festeggiare il secondo anno del mio canale YouTube, perché in tutta questa pippa di quattro minuti non ho detto la cosa più importante, ovvero che questo video eh, l'ho pensato e l'ho realizzato eh, in occasione del secondo compleanno del mio canale YouTube. Va bene, dopo questa c'è proprio... Credo di poter andare a nascondermi. Grazie a tutti e buona visione. Eccoci qua, siamo davanti al primo scaffale. E, um, soltanto due persone mi hanno indicato la, il primo blocco di librerie per la loro scelta. Scusate, la cucina che si vede in, in sfondo, però vabbè. Sono sempre messi un po' così. Allora, quindi saluto e ringrazio tantissimo Simona Brunetti e Il Mondo di Laura. Qualcuno urla, non ci faremo caso. Scusate, io, tipo così chi è? Mi hanno urlato dietro la porta, tutto a posto. E partiamo dalle indicazioni di Simona Brunetti che mi diceva appunto bl primo blocco, sesto scaffale, quindicesimo libro. Per cui qua sono solo tre scaffali e eh, andrò, conterò fino che arrivo al 6. Per cui due volte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questo è lo scaffale. Il libro numero 15, speriamo che ce ne siano 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E il primo libro indicato da Simona è Il buio oltre la siepe. Eh, ve ne parlo subito, sì, dai, perché l'ho letto. Sono contenta perché ho l'ansia di quanti libri non avrò letto di quelli che avrete scelto. Comunque, in due parole, sia perché altrimenti il video viene lunghissimo, sia perché. Le, lo abbiamo letto in tantissimi questo libro. Io l'ho letto molto da grande, nel senso non l'ho letto a scuola, o forse lo avevo letto e non me lo ricordavo, insomma, l'ho letto grazie a un gruppo di lettura con Joe Reads, che appunto l'aveva scelto. E eh, devo dire che non è stata una lettura semplicissima, perché lo stile di scrittura mi è risultato un pochino ostico, nonostante la voce narrante sia quella di una ragazzina, no? come ben sapete. Eh, ma eh, la storia mi è entrata poi nel cuore, nella testa, eh, mano a mano che ci ho pensato dopo aver finito di, di leggerlo. Insomma, mm, questo libro, se qualcuno non lo ha letto ancora, è una pietra miliare della letteratura antirazzista e narra le vicende appunto del papà di questa bambina che è la voce narrante, eh, che dovrà difendere un uomo di colore incolp cioè incolpato, mh, accusato e, come si dice, eh, Incarcerato, non mi viene la parola, <ride> eh, messo sotto giudizio in tribunale. Scusate, non mi viene la parola, però spero che si sia capito. E quindi si segue non solo la vicenda di questo eh, perché di quest'uomo di colore, eh, vittima di razzismo, sia del suo avvocato, quindi del papà della protagonista e della voce narrante sia appunto della protagonista con suo fratello insomma e di tutti quanti credo che sia il peggior riassunto della storia del buio oltre la siepe però ehm, adesso prendo un attimo familiarità con la questione e spero di, di, di andare meglio passerei al libro sorteggiato da Il mondo di Laura lancio sul divano questo oh! e eh, dunque siamo sempre nel blocco 1 il terzo scaffale quindi in realtà torniamo sempre qui il settimo libro 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eccolo qua, cominciamo con quelli che non ho letto. Allora, questo libro che è di A.M. Holmes, che dovrebbe essere una scrittrice di racconti principalmente, so che è molto famosa per i suoi racconti, e questo libro si chiama Questo libro ti salverà la vita. Allora, è un libro che io ho visto eh, tantissime volte quando lavoravo in libreria, è un titolo che comunque cattura l'attenzione, no? Ma non, non lo avevo mai reperito. L'ho trovato a libraccio in quei cestoni o scaffaloni, insomma, dove buttano tutta la roba a 2 euro, 1 euro, 2 euro, e se te li vuoi guardare tutti devi passare la vita là dentro. L'ho visto e ho detto vabbè, a questo punto, così tanto tempo che lo guardo, e lo prendo. Però non l'ho ancora mai letto, anche perché dovrebbe essere un romanzo, quindi non un libro di crescita personale. Però io ho, dei, ho un rapporto molto strano e conflittuale con i libri. Che trattano il tema della crescita personale. Per cui sono curiosa di leggerlo, ma al tempo stesso ho un po' paura di eh, litigarci. Ecco, mettiamola così. Negli anni poi ho sentito parlare molto bene della scrittrice. Se non erro, chi mi aveva realmente convinto a leggerla e avevo acquistato un altro, una raccolta di racconti, un altro libro suo, era eh, Andrea Pennywise. Ne aveva parlato talmente bene che mi aveva poi convinto a prendere quell'altro libro di racconti e quindi insomma anche questo ha fatto eh, ha avuto il suo ruolo nella scelta poi di recuperare questo e niente a questo punto grazie al mondo di Laura lo leggerò finalmente eh, lo appoggio lo appoggio ma in realtà ci spostiamo di là perché erano soltanto queste due le persone che hanno scelto il primo blocco quindi ci vediamo tra poco allora allora, come inquadratura non sono riuscita a fare assolutamente niente di meglio e fa schifo, mi dispiace, però qui c'è il secondo blocco di libreria. Queste due mensole, due billine e un callax eh, qua di fianco, vabbè, eh, se riesco magari vi metto le foto, non so neanche se sia interessante, comunque questo è il meglio che sono riuscita a fare. E cominciamo dalla mia meravigliosa amica e capo of seal, ovvero Silvia. Che ringrazio tantissimo, che mi ha eh, sorteggiato il secondo blocco, il quarto ripiano. Per cui uno, due, tre, quattro, già cominciato a non vedere, mi dispiace, <ride> non so come fare. Il dodicesimo libro, mi tuffo e ricompaio. Devo dirvi la verità: un po' che non mi colpisce che proprio Silvia abbia scovato uno dei libri che più mi è piaciuto quando ero ragazzina, ma ragaz no, ragazzina molto piccola, insomma. Si tratta di La casa in fondo al mare di Lucia Tumiati. La bambina acquatica vive felice nel suo mondo, ma là fuori sulla terra c'è qualcuno che la chiama. È un po' una storia della Sirenetta rivisitata, no? Per cui non mi voglio dire che sia qualcosa di originale. Però sapete quando appunto conservate i libri di quando eravate bambini perché sperate che, di poterli regalare a qualche altro bambino e che possa apprezzarli come li, avevate, come li avete apprezzati voi. Ecco, questo è uno dei casi, è una vecchissima edizione delle grudi Giunti. Ed è classificato come under 10, under 10 anni. E che dirvi, mm, non c'è molto da raccontarvi sulla trama, ma penso si possa intuire quanto mi emoziona ripescare i libri di quando ero bambina. E, e quindi ne abbiamo trovato un altro che ho letto. Per fortuna <ride> possiamo andare avanti senza ancora troppe figuracce. Ho oh, un'altra mia carissima amica che saluto e ringrazio, ovviamente saluto e ringrazio tutti. Eh, lettrice tra le ombre, Jessica, mi ha sempre, ovviamente, poi smetto di dirlo, evidenziato questo blocco. Lo scaffale è il 6 e il libro è il 7, quindi mi devo sempre tuffare. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allora quello che è stato sorteggiato da Jessica, se non l'ha già letto, spero che voglia leggerlo con me perché non l'ho letto. Mi attende da una vita, ma veramente da una vita, e si tratta di Viale dei Giganti di Mark Dugan, dovrebbe eh, dirsi. È una vecchia edizione ISBN che non esiste più, almeno credo che la casa editrice non esista più. E è molto bella, tra l'altro, con le pagine colorate. Anche questo è una storia perché eh, era un altro libro che ho puntato per anni, 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 anni e anni. Il prezzo originario, non so se si veda, no, perché c'è la luce, era di 22,50 euro, perché non era economica questa casa editrice. Ed è il motivo per cui ho tardato ad acquistarlo. L'ho trovato poi in un tendone in una località di villaggiatura marittima dove sono stata invitata da dei genitori di un amico del figlio di mio marito, insomma, tutta una cosa <ride> completa, più complessa a dirsi che a farsi. E mio marito mi dice "Ah, guarda, io, lui era già stato lì, ti devo assolutamente portare in questo posto, vendono i libri a poco prezzo". Entro c'era praticamente tutto il catalogo di SVN a metà prezzo, per cui io ho sconvolta <ride> e finalmente è stata la mia occasione per acquistare questo libro. Questo libro è scritto eh, dall'autore utilizzando un particolare punto di vista, ovvero quello di un serial killer che lo leggo, scusate perché non so mai come si dice, Ed Kemper, credo che si pronunci. Eh, è un serial killer realmente esistito. Um, e l'autore ha fatto questo esercizio di stile, credo difficilissimo, di scrivere il libro dal, dal, dal suo punto di vista, come se lo raccontasse il serial killer. Ecco, e non vedo l'ora di, le di leggerlo, quindi grazie Jessie, ti prego, se non l'hai letto ancora, leggilo con me. <ride> Stunk. Allora, uh, andiamo avanti. Ma qua tutte le mie amiche, grazie, vi amo tantissimo. Little Reader Sofia, che tutti conoscerete, credo. Eh, mi manda sempre sullo stesso scaffale il numero 6 però vuole il libro numero 12 per cui se il 7 era in quel buco lì allora Sara Gamberisi, Gamberini maestoso l'abbandono qua non ci sono scuse perché l'ho acquistato al primo book pride che c'è stato, no dove sono stata io non so se fosse il primo in generale eh, è il primo libro che ho acquistato di questa casa editrice e poi non, non l'ho mai più letto quindi è un mea culpa non, non ho <ride> nessun alibi valido vi leggo cosa dice qua dietro: ci sono gli amori che hanno a che fare con i percorsi, quelli che hanno a che fare con la solitudine e poi ci sono quelli che non servono a niente, gli amori altissimi. Mi sembra un ottimo riassunto per questo libro e non vedo l'ora, francamente non vedo l'ora di leggerlo, credo che lo dirò per tutti i libri perché alla fine se li ho è perché non vedo l'ora di leggerli. E andiamo avanti perché non voglio ammorbarvi. E pro la prossima richiesta diciamo, è di Booktube96, ciao grazie mille davvero. Lo scaffale è il numero 8 e il libro è il 14. Allora, ah meno male, è un libro che ho letto e che sono molto felice di farvi vedere perché è molto bello e quindi ve lo posso consigliare. Michele Ortimanara, Il vizio di smettere, l'editore è Racconti che fa delle cose davvero estremamente interessanti tutte le volte, scusate c'è un pelo che vola. Eh, tutte le volte che vedo le loro nuove pubblicazioni sui social mi incuriosiscono sempre. E Come potete vedere dai segnalibrini, che in realtà non sono di mio uso normalmente, ma questa volta mi sono serviti perché eh, voglio ricordare praticamente tre quarti del libro. Cioè, voglio potervele andare a riprendere perché ci sono davvero dei concetti, delle frasi, dei concetti espressi con delle frasi meravigliose. E sono racconti. Sono racconti legati al vizio, che il più delle volte eh, è una scusa, una metafora per parlare di qualcos'altro. Ve lo consiglio tantissimo, veramente, veramente tanto. E andrei avanti, sto facendo un casino qua che non s'affronta. Con Laura UK, penso che si dica, grazie mille anche a te. Eh, lo scaffale è il numero 5, il libro è il numero 11, quindi 1, 2, 3, 4, 5 non c'eravamo ancora stati. Altra bomba, so, so che sembro deficiente perché continuo a dirlo di tutti, però insomma mi sta divertendo tantissimo fare questo video. Allora, qui è una mia vecchissima conoscenza eh, di cui ho cercato di recuperare più o meno tutta la bibliografia, non ci sono ancora riuscita. Comunque, Paolo Crepè si tratta di Solitudini. Allora, lui è un altro eh, classico che recupero all'usato, nel senso che come potete vedere è un libro molto vecchio, non so se si veda, però le pagine sono ingiallitissime. Ma no, il fonte minuscolo, mi viene male. Ecco, non so se si veda. Comunque, eh, il sottotitolo di questo libro è Memoria, Memorie di assenze. E Paolo Crepé è uno psicologo, psicoterapeuta, credo anche. no, psichiatra in realtà, scusate. Psichiatra e sociologo. Diciamo le cose fatte bene. Che ha scritto numerosissimi libri su svariati argomenti, ovviamente tutti inerenti alla sua materia. Eh, essendo io psicolabile, come spesso ci diciamo, è un argomento che mi affascina moltissimo. Purtroppo non ho studiato a sufficienza, cioè ho studiato solo al liceo questa materia e ovviamente in modo approssimativo, nel senso che poi si studia bene all'università, no, per cui eh, non ho sufficienti conoscenze per poter affermare in Toto che eh, di essere più o meno d'accordo con le sue teorie, insomma, non so come dirvi, però il più delle volte mi ci ritrovo e quindi ho instaurato una specie di rapporto di sintonia con lui, a livello di autore sempre ovviamente, non di persona, e quindi sono molto, indovinate cosa, felice di avere l'occasione di leggere questo libro. È molto sottile, però i temi non sono proprio esattamente, come dire, soft, quindi insomma credo che. Sarà, sarà un'avventura come al solito, come sempre quando si tratta di leggere i suoi libri. Allora, Alex Ayem, ciao, grazie mille anche per il tuo entusiasmo, che mi hai detto che sei super curiosa di vedere il video, grazie, spero davvero che ti piaccia. Mi hai scelto lo scaffale 2 e il libro 5. Allora, ah, torniamo nella zona bambini, quindi 1, 2, 3, 4, Matilde di Roldal. Chi non ha letto questo libro, per carità, ci sarà qualcuno sicuramente. Però tra il libro e il film carinissimo che è stato tratto è molto difficile non conoscere questa storia. Che racconta di questa bimba eh, che nasce un po' nella famiglia sbagliata, no? Perché è una bimba che adora leggere, super intelligente, davvero sveglia e precoce, nasce invece in una famiglia eh, con due genitori molto ignoranti, molto scorbutici, anche parecchio cattivi, un fratello che come da brava mela non è, oltre, non è caduto molto lontano dall'albero e insomma è molto infelice. Per questo trova rifugio all'interno delle storie che legge, passa tutto il suo tempo a leggere e lotta per poter andare a scuola e per potersi istruire, tutta una serie di cose. E eh, diciamo che un intervento magico contribuirà a rendere molto più bella la sua vita. Che cosa dirvi? È tipo la storia della vita di ognuno di noi, nel senso non che ognuno di noi, per fortuna spero, abbia avuto una famiglia così, però mh, il punto in comune di tutti noi che parliamo di libri con Matilde o Matilda, se parliamo del film, è, è sempre quello del rifugiarsi nei libri per scappare dalle proprie cose brutte della vita, no? E quindi, ecco, sono molto felice di aver potuto parlare di questo libro con voi. Dopodiché. Uh, arriviamo a Moira, grazie mille, Moira. Non ho segnato il tuo nickname per intero perché sono una capra, però ti mando un bacio grande, ti ringrazio tantissimo. Lo scaffale numero 4, il libro numero 7, scaffale numero 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mm -hmm. Guardate cosa vi faccio vedere. Questa è una perla, E liberami dalla gente, Amen. Di Antonio Schiena, allora Antonio Schiena è un genio, fondamentalmente. Per chi non lo conoscesse, è il creatore della pagina social, perché sia su Facebook che su Instagram, e credo anche su altri social, Antipatia Gratuita. Se non lo conoscete, ragazzi, andate a cercare Antipatia Gratuita, eh, ma non so se sia possibile non conoscerlo. È il creatore di meme di fama interstellare e eh, ha, scritto questo, ha scritto molti libri, Antonio Schiena, molti. Insomma, credo che sia quota almeno 4-5, io sono rimasta indietro sempre perché sono un cane. Uh, ma ha una scrittura di una sagacia incredibile e questo adesso che è edito da Watson vi dico è anche dedicato, che bello lo ricordo con straffetto quando ci siamo conosciuti nel 2018 dunque la prima edizione, la terza ristampa 2017 quindi eh, insomma è un, non è nuovissimo questo libro però racchiude tutta l'essenza del concept di, di antipatia gratuita ecco come dirvi vi consiglio assolutamente di andare a conoscere Antonio e di recuperare questo volume che tra l'altro costa 8 euro che è sempre un buon incentivo per recuperare dei volumi e che mi sembra un buon punto di partenza per cominciare a leggere quello che lui scrive e poi ha scritto anche dei romanzi lunghi insomma ce n'è ce n'è da scoprire allora eh, grazie Moira quindi arriviamo all'ultimo in questa zona ed è di Federica Sala, ciao Federica, grazie mille. Scaffale 7, libro 15, allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, libro 15 potrei girare un video come questo settimana sarebbe l'equivalente che fare ginnastica praticamente, però almeno divertente. Allora, è uscito un mattonazzo che non ho letto, cui spero davvero di fare in tempo a leggerlo entro la fine dell'anno perché quello che vorrei fare, appunto, è, è leggere i libri che. Vengono sorteggiati stasera entro la fine dell'anno, mm, non lo so. Insomma, vanno le ciance Orient di Christopher Bollen. Spero si dica così. Indossa ancora la sua elegante fascetta giallo fluo. Questo è un thriller edito da Pollati Boringhieri diversi anni fa. Eh, che eh, Avrei tanto voluto leggere con la mia migliore amica, ma che poi lei ha letto perché è una persona seria. <ride> Invece, come al solito, con il mio procrastinare. Ma ti raggiungo, ma ti raggiungo, ma ti raggiungo, chissà che cosa poi avrò accettato, mille venti senza avere il tempo di farli, cose di questo genere, e quindi non l'ho mai più letto ed è ancora lì che mi aspetta. Da quel che mi ricordo della trama, questo è un libro piuttosto violento e anche di, da quel che mi ricordo di quello che mi ha raccontato la mia amica, è un thriller piuttosto violento, principalmente psicologico, ma mh, psicologicamente violento, che vede eh, un... Poverissimo protagonista entrare in un'alta un società e finire in mezzo a tutta una serie di intrighi e di eh, come dire, relazioni sconvenienti, non mi ricordo molto di più. Qua dietro dice Orient, è al tempo stesso thriller e alta letteratura, ricco di digressioni, di analisi anche sociologiche, di momenti introspettivi dei protagonisti. È un che ha un equilibrio che trascende le convenzioni di genere personaggi vividi e atmosfera davvero avvolgente, insomma ci sono una, una serie di commenti vari ed eventuali come ben sappiamo, qua dice in ogni riga traspare intelligenza e destrezza, quindi credo che uno dei for punti forti di questo romanzo sarà decisamente lo stile di scrittura. Eccoci qua, la piletta si alza, io andrei avanti perché altrimenti veramente diventa lunghissimo e passiamo al terzo blocco dove praticamente tutti hanno <ride> eh, che tutti hanno segnalato, per cui adesso tra poco ci vediamo. E qui sotto festeggiano. Yeee! Yeah! Allora, Giovanna 87, che è una mia amica storica, tipo da sempre, che ringrazio tantissimo, che mi mando un bacio gigante, mi ha segnalato il terzo blocco di librerie, che anche in questo caso è dislocato, quindi una la vedete oh, solo un pezzo tra l'altro, l'altra lì di fronte, quindi vabbè, facciamo quel che si può. Eh, terzo blocco, ottavo ripiano, secondo libro. Allora, contiamo anche quello lassù direi come ripiano, quindi 1 2 3 4 5 6 7-8, devo andare di là, eh, il secondo libro, ok l'ho già letto, arrivo subito, e invece è una bugia perché c'erano tre libri di taglio e quindi dovevo partire dal primo di quelli a contare il secondo, e quindi ecco qua un nuovo libro che dovrei cercare di leggere fino alla fine dell'anno, cioè prima della fine dell'anno, che comunque mi interessa tantissimo, l'ho preso all'ultimo salone del libro di Torino dove sono stata, che ormai risale a eoni fa, e si tratta di un thriller che credo sfoci un po' nell'horror, Andiamo, speriamo che lo stiate vedendo dritto. Eh, il Bosco di Mila, quanti segreti nasconde una famiglia perfetta? Domanda da un milione di dollari. È di Irma Cantoni ed è edito da Libromania, Mania, che pensavo fosse un Editore, ma forse mi sto sbagliando. In breve vi leggo qua dietro. Una provincia italiana sempre più meticcia, un'investigatrice con parecchi segreti e una misteriosa scomparsa. Tre ingredienti classici del noir che Irma Cantoni combina in una ricetta che smentirà anche gli amanti del giallo convinti che il genere non possa più riservare sorprese. Mmm, questa è una provocazione bella e buona. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Se un cassetto ha tenuto nascosto finora questo libro, andrebbe arrestato per occultamento di potenziale bestseller. Ops, stato... Oh mio dio, sta parlando di me. Ecco, quindi, eh, tra l'altro, è anche il periodo. Potrebbe essere uno dei prossimi che leggerò. Grazie mille, Joe, Grazie. Allora. Respiro perché ciò che fare in fretta. La mia amica Lara Millie Dreamer, ma grazie mille, Lara! Mi segnala il sesto scaffale il nono libro. Quindi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nono libro. Eh, vi annuncio che è un altro libro che non ho letto. Dovremmo assolutamente allungare il tempo perché, se no, non ne usciamo. Si tratta di Joan Harris Il giardino delle pesche e delle rose. Io di Joan Harris ho letto soltanto chocolat tantissimo tempo fa, che fa borerima. Ok, sono andata a controllare perché non volevo dire delle bestiate come il mio solito. È effettivamente il seguito eh, di Chocolat. cioè c'è sempre la stessa protagonista, è il villaggio lo stesso. E insomma, quando si, si fanno queste scelte no, con i bestselleroni è sempre un rischio. Però, dai, sono molto curiosa e <ride> vi farò sapere se qualcuno di voi l'ha letto. Mi raccomando, me lo dica e mi faccia sapere che cosa ne ha pensato. Andiamo avanti con Anna Armellino. Ciao Anna, grazie mille che eh, mi, ha, mi sceglie il settimo, l'undicesimo libro, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ne abbiamo parlato di recente di questo libro, che è La Perla di John Steinbeck, e non è che non voglia riparlarne, anzi ne riparlerei molto volentieri, ma non vi voglio ammorbare, perché se avete visto il video che comunque vi lascio qui sopra. Mi dispiacerebbe ripetermi, è un libricino brevissimo, il primo approccio che ho avuto con John Steinbeck, che mi ha decisamente conquistata, è... Un racconto lungo, una metafora sulla ricchezza, sulla povertà e sull'animo umano, per farvelo molto breve. È la storia di un contadino che si arricchisce improvvisamente, che improvvisamente riesce a vedere una possibilità per lui, per la sua famiglia, no? per, per mantenerla, per dare la vita che si merita, giustamente. E non vi spiego come, non vi spiego perché, perché altrimenti vi, vi rovino tutto è talmente breve. E ci sarà poi una. Una, non una metafora, come si dice, una morale finale, ecco, molto importante. Grazie mille ad Anna e andiamo avanti, era Anna, vero sì era Anna. Eleonora Cavallotti, grazie mille mia cara omonima, eh, l'ottavo scaffale, quindi quello là, l'undicesimo libro, torno subito. Allora ragazzi, qui abbiamo un caso curioso e affascinante che ancora non c'era capitato, ovvero un libro che non ho mai terminato, quindi eh, conta come letto conta come ho letto? Direi che per il momento lo lasciamo tra i letti e poi ci, ci ripensiamo perché se no veramente la TBR diventa lunghissima. E anche perché ragazzi, eh, è, è un libro non semplicissimo, si tratta delle case del malcontento di Sasha Naspini, eh, che avevo iniziato a leggere credo nel 2019 con eh, Sebastiano Famili Libri, e mi pare di ricordare che lui fosse piaciuto, non voglio dire una scemenza, se trovo il video dove ne ha parlato ve lo metto qui sopra. E è un libro corale, un romanzo corale ambientato in un piccolissimo paesino dove tutti parlano, tutti vedono, tutti osservano, tutti giudicano, e, insomma tutti vogliono sembrare perfetti ma nessuno poi lo è. Devo dire che appunto, vedete i segnalibrini perché mi ero segnata le tappe eh, per fare la lettura condivisa con Seba. Però appunto non l'ho portato a termine, sono arrivata poco meno di metà e ehm, ho trovato lo stile di scrittura molto bello, ma molto arzigogolato, per cui a un certo momento mi sono impiantata. E... no amore, non mi agolare, <ride> vuole partecipare anche lei. E, e quindi, niente, è rimasto a metà. Io per il momento lo lascio lì, sono contenta di avervene parlato, se c'è qualcuno che l'ha letto mi faccia sapere cosa ne ha pensato, però... Ne riparliamo più avanti, sicuramente l'anno prossimo. Allora, Rita Stazzani, Scaffale 7, numero 9. Whew, un altro libro che ho letto. E si tratta delle ore di Michael Cunningham, che è credo uno dei miei libri preferiti di sempre. Che ho riletto l'anno scorso, sempre per un gruppo di lettura con giorizio, tra l'altro. Sono sempre belli i gruppi di lettura con giorizio. E um, tratta, diciamo, di. Dunque, tratta della vita di tre donne che. Eh, vivono in tre epoche differenti, ma che sono tutte collegate da un filo rosso, ovvero da Virginia Woolf. Una di queste tre donne è in realtà Virginia Woolf, per cui una è lei, le altre due sono collegate eh, specialmente a un romanzo di Virginia Woolf, che è Mrs. Dalloway. Eh, è una storia molto famosa, è una storia molto difficile, è uno stile di scrittura anche abbastanza difficile. Um, ci sono pochissimi discorsi diretti, quindi insomma, la lettura non è scorrevolissima. Ma lui, lui, insomma, poi ha vinto tutto il vincibile e se lo merita. <ride> ampiamente, eh, cioè, ne è stata fatta anche una meravigliosa trasposizione cinematografica. Che vi consiglio caldamente: si chiama The Hours con Meryl Streep, con Julian Moore eh, e con Nicole Kidman, che è una delle mie attrici preferite. Per cui, magari se mi ricordo il nome, è anche meglio. Andiamo avanti con Sabrina Lavelli. Ciao, grazie mille. Eh, decimo scaffale, quindi abbiamo detto che se il 7 è quello 8, 9, 10, quello lì. Il libro 12 arrivo. Me la sono vista veramente brutta perché su quello scaffale c'è il mistero. Doc. Avete presente il libro del Saggiatore? Ecco, <ride> che non ho ancora letto. Se è uscito quello sarebbe stata la fine. Invece, è uscito La Casa del Tempo Perduto di Roberta Monti, che è un libro autopubblicato che avevo acquistato proprio per sostenere l'autrice, perché l'aveva consigliata una ragazza che seguo da tantissimi anni su YouTube, che si chiama Francesca Vaccarella, E' um, è una storia uh, molto simile, molto simile, che ha delle vibes uh, riconoscibili a Dantanebbi, The Crown, quindi tutte queste serie che sono andate tanto in questo periodo, uh, che esistono da tanto, ma insomma in questo periodo se ne parla più del solito. E eh, Francesca Vaccarella aveva letto il primo capitolo in video o un pezzo del primo capitolo e mi aveva appassionato tantissimo tra l'altro è un genere di video meraviglioso che penso non si possa più fare perché non si possono per questioni di copyright leggere le parti dei libri però era come farsi raccontare le storie quando eravamo bambini no? è stata una cosa meravigliosa e quindi avevo acquistato questo libro di Roberto Monti che finalmente leggerò andiamo avanti con un'altra Sabrina Sabrina Ierna, grazie mille, ciao ciao Uh, scaffale 9, quindi quello prima di questo libro 12 arrivo come fermare il tempo di Matt Hague. Allora, questo l'ho letto, l'ho letto l'anno di uscita perché insomma uh, l'hanno letto anche, lo so, i sassi uh, quell'anno lì. E allora vi devo dire la verità: uh, un popular opinion. Non mi ha entusiasmato così tanto, ma non perché ci fosse qualche cosa che particolarmente non mi sia piaciuto. Uh, non so che verbi ho usato ma va bene lo stesso probabilmente avevo le aspettative pompate talmente in alto che poi sono rimasta un pochino delusa per quel motivo lì il suo stile di scrittura è un pochino evanescente un pochino, pochino eh, poco, attenzione, pesiamo le parole uh, come quando mi incacchio perché la gente definisce gli stili di scrittura onirici quando sono confusionari ecco, il suo non è confusionario però è un pochino onirico in questo caso specifico quindi insomma non è il mio stile di scrittura preferito, però comunque è molto, legge... molto leggero, insomma, sì, in questo libro in particolare è abbastanza leggero e abbastanza scorrevole, non, non indimenticabile. Ecco, però sono comunque contenta di averlo letto. È strano parlarne dopo tutto questo tempo, non ne parla più nessuno, se ci pensate prima ne parlavano tutti, parlavano solo di quello. Comunque, vale vale, ciao, grazie mille. Mi ha scelto lo scaffale 10, quindi quello di prima, ma do sempre quello col, me, col mistero punto doc. No, libro 15 non può essere quello. Arrivo. Eccoci qua. Allora parliamo delle Siamesi di Alessandro Berselli. Tra l'altro, Jessy, lo so, lo so che devo recuperare il libro nuovo di Berselli per leggerlo con te, non l'ho ancora recuperato, scusa, ti prego. Dunque, Le Siamesi è un thriller, un noir brevissimo, come potete vedere, edito da Eliot Edizioni. Uh, estremamente inquietante estremamente perverso e la cosa incredibile è che Alessandro Berselli in così poche pagine riesca a scatenare tutte le emozioni che scatena uh, raccontando di, di queste due ragazze uh, non vi dico di più per non rovinarvi il tutto vi dico soltanto che Matteo Strukul ha detto che Alessandro Berselli è un grande ribelle del noir italiano allora Angela I grazie mille Angela ha scelto il quinto scaffale, l'undicesimo libro: 1, 2, 3, 4, 5, 11! È senza il libro dentro, c'è solo la copertina. Vale? Allora, questo è uno dei miei libri preferiti. Come chi mi segue da un po' saprà, ed è avevano spento anche la luna di Ruta Sepetis ed è la storia di una ragazzina che. Trova rifugio nell'arte in un momento non so neanche come definirlo, perché è difficile e riduttivo della sua vita, ovvero quello in cui lei e la sua famiglia eh, verranno deportati in un gulag. Si parla sempre poco, secondo me, dei gulag rispetto ai campi di concentramento europei, no? Tedeschi, austriaci, quelli che conosciamo di più. E, mh, è un libro che davvero mi è rimasto nel cuore eh, da, dal primo momento, insomma, che vi consiglio tantissimo. Non c'è in questo momento perché l'ho prestato alla mia amica Irene, ma so che se ce l'ha lei tornerà. Talking Chic, la mia Dori. Ciao Dori, grazie. Eh, tra l'altro la vedrete presto su questi schermi, l'avete già vista in passato, vi lascio qui i video e la rivedrete presto. Scaffale 7, Libro 13, Il 7 è sempre lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un sacco di 7. Si tratta di Goodbye Kant di Maurizio Ferraris, Cosa resta oggi della critica della ragion pura? Adesso io questo libro l'ho letto in prima, no, non è vero, la seconda volta che ho fatto il primo anno di liceo, <ride> ops, eh, ero quindi in quarta ginnasio di nuovo perché ho tentato di fare il classico, ma hey, non è andata bene, e eh, quell'anno lì ho avuto il primo fidanzamento importante, se così vogliamo chiamarlo, perché insomma 15 anni, vabbè, comunque è stato molto importante, <ride> lo stesso, anche se avevo 15 anni, e eh, questo ragazzo era un conoscitore bestiale, sapeva un sacco di cose, non che fosse un secchione né niente, però mh, avevo molto bisogno, molto bisogno, di, come dire, sentirmi alla sua altezza. Per cui, <ride> siccome lui studiava già filosofia, io ero ancora troppo indietro, insomma, nelle classi per fare filosofia, mi aveva parlato di Kant e avevo cercato di mettermi in pari. Dirvi che a 15 anni mi sia rimasto attaccato qualche cosa... Qualche cosa sì, ma non tantissimo. Per cui è un saggio sulla grandissima opera, ovviamente, di eh, Immanuel Kant. E non, non andrei oltre per evitare di fare le figuracce. Perché sì, eh, è un'analisi dell'opera, insomma, non è che ci sia una trama da raccontare. Allora, Franci V, ciao Franci, grazie mille, che è eh, Franci di Libri, Libretti, Libracci. Sempre lo scaffale 7 che vi piace tantissimo, il libro 11. Per cui due indietro rispetto a quello uno e due aiuto oh, allora. Questo è eh, ereditato dal mio papà ed è neve di Max Ferman e si è, credo si dica così e si amarono l'un l'altro sospesi su un filo di neve. Allora, eh, è molto particolare questo libro perché credo che sia una specie di ibrido. Se dico delle scemenze, vi prego, correggetemi. Tra le poesie e i racconti, cioè sono tutte, vedete, paginette rapide, rapide. Aiuto, perdo pezzi. <ride> che cos'è questo? Vediamo. Un uh, salotto letterario di Milano, non so, c'era dentro qualche cosa nel libro. Comunque sia. Eh, qui dietro viene scritto Perché l'amore è l'arte più difficile. Un bellissimo racconto di iniziazione, sobrio e di una limpidezza misteriosa, come la poesia che lo ispira. Quindi. Ecco, potrebbe riassumere bene questa, questa breve frase. Credo che sia un racconto composto di queste brevi pillole, non so come chiamarle, eh, tutto incentrato sull'amore. Qua dice, un libro stupefacente che prova i pessimisti che la letteratura esiste ancora. Non vedo l'ora di leggerlo, lo mettiamo nella piletta dei libri da leggere. Ecco qua. E andiamo avanti, giriamo pagina. Tutti col 3 eh? vi piace un sacco il numero 3? Eh, allora... Non so se non credo che leggerò mai bene questo nome, ti chiedo veramente scusa. Eliza V Geta 1982, scusami tantissimo, non si leggerà mai così, fammi sapere. Scaffale 5, cambiamo scaffale, libro 6: 1, 2, 3, 4, 5. Indovinate in che occasione ho letto colazione da Tiffany di Truman Capoti per un gruppo di lettura con Joriz. <ride> non so perché li stiamo cuccando tutti per quanto siano tanti, insomma. È molto strano e allora Corazione da Tiffany. Quello che vi vorrei dire è che mi ha stupito moltissimo vedere come è diverso il libro dal film. Non che il film l'abbia rivisto di recente perché non l'ho riguardato in occasione della lettura del libro e non è uno di quei film che ho riguardato un miliardo di volte. Credo di averlo visto un paio, forse al massimo. Piaceva molto alla mia mamma. Eh, il libro è molto più duro, è molto più duro, è molto più disilluso, è molto più realistico in un certo senso. Uh, e parla di, di, di cose molto crude e di ingiustizie, anche di sofferenza. Uh, e finisce insomma, non ve lo devo dire come finisce però perché non si fa maledizione. Però è molto diverso dal film. Quindi uh, parlo a tutti voi che ancora non l'avete letto come me, insomma, perché io l'ho letto da poco l'anno scorso, sempre mi pare. Uh, leggetelo perché ne vale la pena davvero fare poi il confronto col film è molto interessante. Perché è aiuto, stavo cadendo, <ride> è diversissimo. E quindi, insomma, è una cosa molto interessante. Marina Zen, grazie Mari, grazie davvero, mia carissima amica. To mi torna sullo scaffale 7, ragazzi. Ce lo stiamo svuotando lo scaffale 7 ed è il libro 13, ma scusatemi, mi sta venendo un atroce dubbio? Il libro 13 vuol dire che è lo stesso libro di Doriana. No, come avete fatto a beccarmi lo stesso, lo stesso coso? Va bene, perdonami Mari, è <ride> lo stesso libro, per cui come se fosse, come se fosse. E grazie mille comunque. Andiamo avanti, e la mia amica Irene di Un libro una tazza di tè mi va sullo scaffale 9, libro 14. Adesso devo controllare che non siano già state dette queste combinazioni. No, questa non c'è, ok, c'era il 12, quindi vado. Dunque, non l'ho letto. Sono resso di me, tra l'altro perché si tratta dell'eleganza del Rich di Moriel Barbery. Allora, forse esistiamo io e io a non aver ancora letto questo romanzo. Chi altro non l'ha letto, me lo dica così se si vuole unire, lo, lo leggiamo insieme. Eh, è stato un caso editoriale pazzesco ai tempi in cui ancora lavoravo in libreria, quindi credo di averne venduti non lo so neanche quanti, e quindi io in automatico me ne sono tenuta lontana in realtà sapete chi me ne ha parlato benissimo? Francesca Baccarella, la ragazza di cui parlavo prima, lascio ovviamente il link ai suoi canali qua sotto e ehm, aveva fatto anche lì un video in cui appunto si diceva conquistata da questa storia, che narra delle sofferenze di questa ragazzina che si vede in copertina, eh, che, è un po' tipo Matilde, si scontra presto con le bruttezze della vita, e ehm, soffre molto. Eh, del rapporto con la sua famiglia, non entro troppo nei dettagli anche perché non l'avendo letto, non lo so, però ecco, vi riferisco a quello che ricordo dal video di Francesca, e eh, arriva a fare dei pensieri molto scuri, soprattutto per una ragazzina della sua età. Le cose cambiano quando fa amicizia con la portinaia del suo palazzo, che viene ovviamente vista da tutti, da tutti i condomini che sono piuttosto ricchi, no? sono dei condomini bene. Eh, come una povera sguattera, non so come dire solo perché fa la portinaia, in realtà è una persona estremamente. Acculturata e ricca de, dal punto di vista della mente, ecco, quindi questa strana amicizia eh, porterà poi a degli sviluppi. Taglio corto perché vedo che siamo a 25 minuti e eh, è il caso. Avevo recuperato 2,50 euro all'usato e lo leggiamo, lo leggiamo! Allora, gli ultimi tre vado in velocità. Gli ultimi tre del terzo blocco, <ride> mi piacerebbe. Niki 91, ciao Niki, grazie mille. Sempre lo Scaffale 9, libro 12, quindi due indietro a questo. J'arrive. Allora, è sempre un EO, la stessa casa edit editrice di prima, perché eh, ce li ho ordinati per casa editrice. <ride> che simpatica. Allora, Amabili Resti di Alice Sebald. Anche questo è un libro davvero molto conosciuto, però è tanto tempo che non se ne parla più, per cui nel caso in cui qualcuno fosse curioso, sappia che a me è piaciuto tantissimo. Eh, mi me è piaciuto abbastanza anche il film, il libro secondo me resta un gradino sopra. E è comunque un libro molto crudo perché parla di stupro, parla di pedofilia e parla anche di omicidio. Non è uno spoiler, eh, in realtà tutto il libro si basa sul fatto che una ragazzina che viene stuprata e assassinata da un uomo molto più grande di lei eh, seguirà poi le, vi le vicende, insomma le cose che avvengono dopo la sua morte, in una specie di limbo, in una specie di al di là, che però le permette di buttare giù un occhio, insomma, per questo non è uno spoiler l'omicidio. Eh, da lì lei appunto si starà tutto impotente, senza poter fare nulla, quindi vedrà la sua famiglia che cercherà il suo assassino, lei lo sa e non glielo può dire, insomma, è, oltre alla crudezza del, del fatto di base, è anche molto inquietante perché giustamente lei insomma guarda senza poter fare nulla. Meno male che avevo detto che andavo veloce. Eh, se non l'avete letto, leggetelo e eh, date una possibilità anche al film. Trovo che comunque sì, ne valga la pena. Allora, open paper, Chiara mia, tra poco ci vediamo. Grazie mille per i tuoi numeri. Lo scaffale è sempre il numero 9. Ci deve essere. Adesso mi metto a studiare numerologia perché è stato affascinante vedere tutte le vostre risposte. Uh, allora, Scaffale numero 9 il Libro numero 12, uguale a nicchietto, no! <ride> ma bestiale questa cosa, dai, statisticamente improbabile, beh, era sempre amabili resti, comunque, uno dei miei libri del cuore. Vado avanti con La Navicella, ciao, grazie mille, Lo Scaffale è il 6, che forse non abbiamo ancora mai toccato, fino adesso, non lo so, e il Libro è il numero 9, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, sì, in realtà ce l'avamo già... Allora, sono contenta di parlarvi di tutti questi autori italiani, francamente, perché adesso vediamo Sara Rattaro. Niente, è come te. Eh, allora, Sara Rattaro è un'autrice italiana che si occupa moltissimo di amore, ma non per forza dell'amore romantico come lo intendiamo, diciamo, il di più delle volte. Eh, racconta sempre delle storie molto profonde e sempre dalla parte, diciamo, dei più deboli, anche se forse deboli non è la definizione esatta. Questo mh, trafilettino, <ride> sempre termini tecnici, eh, fa capire che c'è in questo libro un ricongiungimento. Eh, la storia è quella di questa bimba che nasce in Italia ma che viene portata via molto presto, poi scoprirete leggendolo perché e per come, eh, ma che in una fase della vita molto delicata, perché mi pare insomma era adolescente, credo avesse 14-15 anni, eh, torna in Italia per conoscere. E eh, vivere con suo padre. È una storia molto toccante. Sara Rattaro ha uno stile di scrittura a parte universale, secondo me, perché sa parlare ai grandi, sa parlare ai piccoli, sa parlare veramente a tutti. E eh, ha una voce molto potente quindi ve lo consiglio tantissimo. Allora, gran bei ragazzi, siamo arrivati al quarto blocco, ora sposto tutto il catafalco. Ci vediamo di là, sono solo quattro libri. Quindi Eroi, se siete arrivati fino a qui eh, è quasi finita. Allora, bella gente, per quanto storto, eh, questo ambiente l'ho conosciuto un pochino di più, è la libreria principale, ma solo in quattro mi avete scelto il quarto blocco, anch'io che non vi ho spiegato quali erano i blocchi, non è che proprio ci voglia un genio, ma eh, amatemi anche così. Allora, stampo il cecio, Cicilia, la mia collega, eh, con cui passo praticamente tutte le ore della mia vita, mi indica il quarto blocco, lo scaffale 7, quanto vi piace il 7? Io adesso devo capire che la dietrologia che sta... Uh, col 7 e il libro numero 13 allora partiamo in realtà da qua sotto quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 13 ma no, ma ragazzi ma ho appena scoperto che è la stessa scelta di Mel Melania Costantino ciao Mel, ti mando degli abbracci enormi e uh, sì 4, 7, 13 lo stesso, quindi questo libro vale per tutte e due 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Elena Varvello, solo un ragazzo. Questa è una lettura di quest'anno: molto forte, mi è piaciuta tanto. Ehm, allora, è totalmente. Ve di... ne ho parlato anche molto, quindi cerco di tagliare. Mm, però ve lo consiglio tantissimo, è una lettura molto diversa da quello che io mi aspettavo, francamente. Mi ero fatta un film perché sono scema, perché avevo visto la copertina, mi ero fatta un film che potesse essere qualche cosa, sì, una storia di formazione, eh, ma magari un po' inquietante, un po' che sfociasse nell'horror, no, vedendo anche un po' il mood qua sulla copertina, c'è cioè il bosco, così. Invece in realtà no, mm, analizza non solo la figura di un giovane uomo che ha compiuto un atto Molto sbagliato insomma ai limiti del criminale e che quindi è costretto a modificare totalmente la sua vita, ma pone moltissimo anche l'attenzione su quello che questo evento ha scatenato e ha come dire fatto scaturire nella famiglia eh, di, di questo ragazzo. Quindi non è solo concentrato, anzi, è molto concentrato più sulla famiglia più che su di lui lui è come se fosse una specie di pretesto non so se mi sono spiegata bene, spero di sì però ve lo consiglio tantissimo perché Elena Varvello scrive benissimo molto molto bene eh, è ben bilanciata la parte narrata normalmente che, eh, con i discorsi diretti i dialoghi, bello veramente super consigliato passerei a Sebastiano fame di libri, ti ho nominato prima, ciao Seba grazie mille il 4 lo scaffale 10, libro 12. Quindi abbiamo detto che questi sono 6, questo è 7, 8, 9, 10, il cosiddetto 12: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Abbiamo un nuovo libro nella pila di quelli da leggere e sembra che eh, questo libro abbia sentito che lo ha chiamato Sebastiano perché <ride> tratta un argomento. Che so che piace molto anche a lui, che detto così è sempre brutto, però lui è un mio compagno di lettura di thriller, no? E purtroppo in realtà qui non si, non si tratta di veri e propri. Di, non si tratta di un thriller, si tratta di storie vere, quindi c'è poco da ridere, in, in realtà. Il libro è eh, Gli uomini sono dei bastardi, sono bastardi, 10 storie nere e perfettamente italiane, quindi sono eh, raccolte qui dentro 10 storie, 10 casi. Di cronaca nera italiana Carmelo Abate è un giornalista che uh, ormai si vede praticamente solo in televisione, almeno io lo vedo sempre lì, e uh, è lui, ecco, non so se l'abbiate mai visto. Lui comunque è molto impegnato nella lotta contro la violenza sulle donne, uh, e qui prende in analisi 10 casi. L'ho trovato all'usato, è un argomento che come sapete mi interessa. Uh, Vediamo, vediamo che cosa ne esce fuori. E niente, andiamo avanti, grazie mille Seba. Siamo arrivati all'ultimo libro, perché c'era Melania, ma era uguale a quello di Cecilia e quindi Giorgio Mazzolini Ciao Giorgio, grazie mille. Scaffale 7, scaffale 7. Cosa c'avete questo scaffale 7? Dobbiamo scoprirlo. Non ci posso credere. Adesso scusate, eh, perché non me ne ero accorta manco io. Libro 13, e quindi è lo stesso libro che hanno scelto Cecilia e Melania. E quindi basta, è sempre Elena Varvello, sono un ragazzo. Sono rimasta perché non, non me ne ero accorta, cioè mi è cascato l'occhio lì e non sull'ultimo, non, non ho guardato, insomma, che dire, ragazzi. Allora, intanto, la prima cosa da dire è grazie se siete arrivati fino qui, se avete aperto questo video ma soprattutto se siete arrivati fino a qui io spero veramente che vi sia piaciuto e come sempre ripeto eh, parto molto carica vorrei avere un miliardo di idee vorrei avere un sacco di tempo per realizzarle ma non è ancora arrivato il momento comunque voglio pensare che arriverà quindi eh, spero di portarvi dei contenuti un po' meno raffazzonati soprattutto per le riprese le luci queste cose eh, rubo questo minuto in più oltretutto per chiedervi scusa per queste cose tecniche, e pratiche, anche un po' per la mia faccia, se vogliamo proprio dirlo. Però ecco, arriveranno tempi migliori, arriveranno delle ferie, arriverà qualche cosa. E eh, basta, io davvero vi, vi ringrazio in modo particolare questa volta, siete stati tantissimi a partecipare, io non pensavo a una partecipazione del genere, quindi è anche un po' colpa vostra se questo video è così lungo. Dai, dividiamoci la responsabilità. E basta, dai, la smetto. Grazieissime e ci vediamo al prossimo video. Un bacio enorme a tutti voi. Grazie.